e non può essere meno energetico e bello di questa mattina con Flavia Bruni. Buongiorno. Per favore, vi fate una panoramica, sentite i profumi che arrivano a casa, perché chi ha detto che gli asparagi, le mele, le melanzane servono soltanto ad essere servite nel piatto? Per favore, possiamo far vedere questo capolavoro? Grazie regia. Questo è soltanto un assaggio, Flavia, perché noi oggi ci dilettiamo tra fornelli spenti e fiori. Oggi che sì. Capolavoro facciamo questa mattina? Oggi andiamo a decorare un vaso con delle melanzane. E poi ovviamente introdurremo i fiori per creare una composizione, quindi con verdura e fiori. Allora, come in tutte le ricette, anche qui ce n'è bisogno di una. Intanto il contenitore, lo facciamo vedere? Allora, sì, un vaso, facile, io ho preso facile. In latta, ma insomma anche lì, ceramica, va bene, un contenitore qualsiasi, barattoli della passata di pomodoro, tutto quello che avete che potete riciclare perché lo dobbiamo andare a rivestire. Quindi va benissimo qualunque tipo di contenitore. Come facciamo? Allora, iniziamo con del muschio. E ovviamente del filo di ferro che ci servirà per bloccare il muschio intorno al nostro contenitore. Io vado ad agganciare, ho un buchino, ne approfitto, se non ce l'ho vado lungo il bordo, è indifferente. Il filo di ferro. Perfetto, state intanto guardando, benissimo, stiamo facendo. Questo è un filo verde che serve proprio per, diciamo, mimetizzarsi, quindi per non far sì che si veda. E poi andiamo a prendere dei tralci, dei pezzi di muschio. E piano piano li andiamo a collocare tutti intorno al nostro contenitore. Lo rivestiamo. Esatto. Tu dimmi come ti posso aiutare. Allora. A tenerlo così? Sì. Perfetto, benissimo. Facciamo qualche giro. Perfetto. E proseguiamo. Quindi lo rivestiamo. Questo è il primo, il muschio lo sapete, a parte che qualcuno in ambienti un po' più umidi lo può andare nel bosco e lo può prendere. Ma se no anche al vivaio ovviamente c'è. Quanto tempo tiene il muschio, Flavia? Allora, il muschio dura tantissimo, basta inumidirlo con uno spruzzino. E comunque anche se si secca ovviamente perderà un po' della brillantezza del verde, ma rimane comunque molto gradevole, quindi è un materiale che anche da secco continuiamo a utilizzarlo senza problemi. C'è da dire che questo è stato pulito, quindi una parte delle radici l'ho tagliata proprio con le forbici e l'ho, diciamo, tolta con le mani per renderlo un pochino più sottile. E anche per evitare che perda la terra, che poi dopo può essere un po' fastidioso. Esatto. E per farla aderire meglio al nostro contenitore. Benissimo. Quindi rivestimento del vostro vaso. Naturalmente che abbiamo preso di lata. Se fosse un vaso, diciamo, anche più di design, più bello, eccetera, lo faremo lo stesso, Flavia. Che dici? Diciamo che per il tipo di lavoro che andremo a realizzare è carino, perché la componente finale sarà comunque una componente campestre, un po' rustica, quindi più che un vaso di design optiamo. Perfetto. Su vasi magari di quelli là proprio così. Sì, sì, anche di coccio, insomma, quelli, esatto, da giardino, insomma. Benissimo. Degli orci, quello che avete, insomma. Tutto da riciclare, naturalmente. Allora, questo ci consente il anche lavoro, di che poi ci consente di. Ecco qua, un altro poco, non ne serve tantissimo, ovvero ci è rimasto soltanto questa parte qua. Diciamo, copriamo bene tutto, perché poi una volta, diciamo, fatta questa prima fase non ci torniamo più sopra al contenitore. Benissimo. Allora, passo. Quindi il filo. E guardate che già ha un aspetto completamente diverso. Pensate a un semplice vaso di latta, vero? Ma anche un secchiello di plastica. Esatto, anche la plastica, ci stavo pensando. Avete i secchielli del mare che i bambini ormai sono cresciuti e uno non sa più cosa farne? Ma perché non riciclarli? Verissimo. Tutti oggetti che poi restano magari in cantina per anni. Allora, il filo di ferro lo vado a bloccare semplicemente facendolo passare un paio di volte sulle legature che io ho già fatto. Qui, come al solito, ci vuole un buon occhio, perché il filo è sottile, è verde e quindi. In maniera che tenga bene, perfetto. Esatto, diciamo, basta, è sufficiente veramente un paio di giri. Ecco qua. Quindi, rivestimento che è l'ABC con del muschio, va bene? La prima cosa. Dopodiché? Allora, dopodiché passiamo alle verdure. Signore, io ho scelto delle melanzane. E noi durante la sigla ci siamo tagliati le melanzane. Esatto, le abbiamo già divise semplicemente a metà, quindi una manovra molto semplice. Per andarle a posizionare sul nostro contenitore, capovolgo il contenitore perché è leggermente svasato e posiziono un elastico più o meno a mezza altezza. Quindi noi abbiamo fermato con il filo sottile il muschio, però l'elastico ci serve, adesso capiremo perché. Perché per mettere le melanzane ho bisogno comunque di un sostegno. Adesso devo cercarlo in mezzo al muschio. E poi molto semplicemente le vado a posizionare una accanto all'altra. Flavia, non siamo obbligati all'assoluta omogeneità in quanto grandezza, cioè è chiaro che devono essere confrontabili. Se riusciamo a selezionarle è più carino e più ordinato, però anche la naturalezza proprio della verdura, bravissima, della frutta, cioè giochiamo con quello che abbiamo, esatto, perché sennò diventa un'impresa. E l'importante è l'altezza, magari, ecco, cioè di riuscire a coprire comunque la superficie del contenitore, quello sì. Tra l'altro tu hai scelto questa varietà di melanzane che sono lucentissime.
bombate, eleganti anche nel colore della buccia, diciamo che questa buccia è un po' variegata, esatto, che quindi ha anche questo tono più decorativa di... esatto, rispetto a quelle viola, però anche le viola classiche comunque si prestano, magari sono un po' più cupe, quindi magari possono essere lavori, esatto, più autunnali, perché questo è un lavoro che possiamo giocarci tutto l'anno, quindi adesso lo facciamo con colori più brillanti e quindi più adatto magari anche a un allestimento all'aperto, ma nulla toglie che in un casale, se uno ha comunque una casa di campagna, anche d'inverno, può ricreare una cosa analoga. Guardate che meraviglia, è quasi completamente foderato il nostro vaso, tra l'altro il muschio assicura anche un po' di umidità, no? di freschezza alla... sì. Una volta che noi riusciamo a bagnarlo un po', insomma, si tengono un po' meglio anche, no? Sì, l'importante in realtà è la legatura che adesso andremo a fare, ecco, che l'astico è una, diciamo, una legatura di servizio, quindi mi serve per tenerle, diciamo, un pochino in posizione, però adesso con uno spago le andrò a fissare in maniera più... vediamo come, uno spago normale di questo, spago di, da cucina, da cucina, spago di canapa, sì, de... insomma, queste cose di così, servizio, da ferramenta, insomma. Come lo mettiamo? Allora, semplicemente... ah, ecco, a giro. Perfetto. Ora mi dovrei solo aiutare, certo, bravissima, perché devo stringere. Bisogna quindi tenere stretto, attenzione, sì, eh? Sì, perché poi lo dobbiamo magari spostare, mettere a tavola, ecco, dal dito. Perfetto, spostare, mettere a tavola, ritogliere, quindi la composizione deve essere comunque abbastanza sostenuta con la nostra corda e poi andiamo a prendere anche, diciamo, prenderlo un pochino più decorativo. Dei fili di rafia, quindi della Flavia, paglia. Lo spago e l'elastico devono stare alla stessa altezza o è meglio tenerli come hai fatto giustamente tu, una po' allora, più... allora l'elastico adesso lo andremo a togliere, sollevato, quindi ah, ecco, cerchiamo di, ecco, centrare la legatura, bene, e quindi lo spago, bene, lo mettiamo a metà più o meno. Pensa che l'abbiamo fatto un po' larghino. E adesso però ci ripassiamo sopra con la rafia, vai, quindi comunque lo blocchiamo, perché essendo bombate tende a calare, certo, verso il basso. Certo. Allora... la rafia è il terzo passaggio. Sì, la rafia è, diciamo, un passaggio molto estetico, però se noi andiamo adesso a stringere bene ci dà un ulteriore modo di fissare il tutto. Vai. Ok. Allora, cerchiamo di bloccare bene la nostra base, tagliamo tutto quello che non ci serve, che fa anche un po' disordine. L'elastico lo leveremo proprio alla fine del lavoro. Perfetto, così, per essere sicuri, benissimo che tenga, allora, bene. La corda la ritiriamo su, perché anche lei ci serve. Certo. E andiamo a inserire le spugne all'interno del contenitore per poi procedere con la fase invece floreale. La nostra, quindi, solita mattonella che abbiamo già, esatto, bagnato, come di consueto. Allora, quante ne prendiamo? Ne tagliamo una prima metà, che andremo a posizionare sul fondo del nostro contenitore. Bene. La seconda metà la mettiamo più in alto per cercare di portare a livello del bordo la spugna e poi con degli altri pezzettini dobbiamo riempire tutto? Andiamo a chiudere, oh, ma proprio così, in maniera molto, perfetto, spartana. Fabio, ti vedo incantato, perché tu, oltre a essere un mago dei fornelli, lo sapete, però di fronte a tanta bellezza, credo che chiunque si incanti, perché davvero... verrà fuori una sorpresa che neanche ve l'immaginate, che noi ci siamo portati avanti col lavoro, qui, che vi credete? Ok, allora la base della nostra composizione è già pronta. Questo lo riprendo io, benissimo, esatto. Quindi deve essere tutto riempito, non ci devono essere grandi spazi liberi. Allora, allora. No, e adesso andiamo a mettere i fiori. Ah, che scegliamo, Flavia? Allora, come fiori ho portato delle mini gerbere. Meravigliose. Con delle tonalità che richiamano tra il viola e il fucsia. Ho portato dei crisantemi, perché queste sono delle margherite apparentemente, ma di fatto sono, diciamo, della famiglia dei crisantemi. E che troviamo al mercato di questi tempi anche, guardate, sì, che cosa... sì. Naturalmente, allora, tu hai scelto le tonalità che si... beh, che andavano, che vadano bene con chiaramente melanzane, con le melanzane. E poi ho portato delle altre margheritine, sempre della famiglia dei crisantemi, sono tutte varietà diverse, che però ci danno un po' quell'effetto di fiori di campo, no? Quindi richiamano un di pochino. Di natura, proprio di terra. Questi sono disponibili tutto l'anno, non sono fiori di stagione, quindi in qualunque momento, magari variando le tonalità, quindi dicevo una melanzana un po' più scura, scegliamo dei colori un po' più caldi, possiamo ricrearla anche a ottobre la composizione. Flavia, mentre noi ci tagliamo intanto i fiori, come ormai tu ci hai insegnato a fare il gambo così di traverso, obliquo, di traverso, bravissima, ci vogliamo vedere che tempo fa, così ci intanto ci portiamo avanti. E allora Enrico, buongiorno, eccoci, dacci qua, buone, buongiorno, notizie. Giornata floreale. Qui noi siamo andati un po' veloci perché insomma abbiamo bisogno di un minimo di tempo, guardate qui a che punto siamo, andiamoci in pubblicità, prendiamoci il caffè della mattina e poi dopo subito qui, perché insomma ci dovremo tuffare tra giardini di peonie, tra cose che non avete mai visto, andremo a Ninfa e poi resteremo qui con Flavia Bruni, perché questa non è mica l'unica composizione di stamattina. Caffettino, te lo porto io, eh? Grazie. Ti sei già, ti sei portata, eccoci, avanti. Io continuo, guarda, a lavorare. Vai, continuiamo, continuiamo. Tutto pronto dopo la pubblicità.
Ce l'abbiamo fatta, altro che caffè, ce ne volevano tre stamattina. Allora, guardate dove siamo arrivati. Flavia, ma davvero, cioè, con un po' con tutta la preparazione, alla fine in 10 minuti ce la si fa a fare un capolavoro. Sì, sapendo cosa ci vogliamo mettere, quindi avendo già un'idea chiara dei fiori che disponiamo, poi va un po' di creatività, no? Quindi... Flavia, poiché c'è qualcuno che probabilmente è entrato adesso proprio sul caffè, vogliamo riassumere brevemente questa composizione, sapendo che tra un po' ci saranno altre sorprese? Partiamo da un contenitore che abbiamo a casa disponibile, lo rivestiamo di muschio. Prendiamo delle melanzane o della verdura che si possa tagliare a metà per andare a rivestire la nostra base e poi scegliamo dei fiori coordinati alla verdura che abbiamo scelto. In questo caso io ho preso il viola. Ovviamente li andiamo a bloccare aiutandoci magari prima con un elastico, poi usiamo comunque un nastro decorativo. E una volta preparato il contenitore procediamo alla realizzazione della composizione con gli step soliti. Quindi mettiamo la spugna precedentemente bagnata per immersione e poi piano piano, fiore per fiore, iniziamo a costruire la parte decorativa. Flavia, una curiosità, quanto tempo può durare una composizione del genere in un ambiente interno, a casa diciamo, oppure nella hall, immaginate, di un albergo, insomma una cosa Io non del ho usato fiori particolarmente delicati, abbiamo usato le mini gerbere, abbiamo usato delle margheritine della famiglia dei crisantemi, quindi sono fiori comunque che hanno una vita abbastanza lunga, delle frese che poi tendono a sbocciare, quindi prolungano anche loro la bellezza. E non vi dico il profumo? E per cui no, sicuramente una settimana, 10 giorni ce la godiamo. Facciamo sempre attenzione anche che la verdura nel frattempo non si deteriori, quindi bisogna comunque monitorarla. Ma diciamo 4-5 giorni belli, una settimana anche? Sì, 4-5 giorni belli, come al solito rimettiamo l'acqua nella spugna per mantenerla idratata e poi le composizioni vanno un po' osservate, ci può essere il fiore che si sciupa più velocemente, lo sostituiamo e il resto ce lo compriamo. Allora, non è finita qui, tira fuori l'ingrediente della prossima composizione che noi siamo proprio sempre di verdure. Attenzione, guardate qua, tirate fuori i peperoni al frigorifero, poi dopo si mangia, insomma oggi non si mangia, si fa una fresella col pomodoro perché i peperoni ci servono, però intanto abbiate bontà, poiché l'anima e il cuore devono respirare, vi portiamo nei giardini di Ninfa, grandissima richiesta, non abbiamo potuto fare a meno che proporvi di nuovo questo viaggio meraviglioso vicino Latina, Cisterna di Latina. Guardate qua e respirate a pieni polmoni, intanto preparate i peperoni. Che bello, fiorito, ma abbiamo detto anche perché no, aprendo il frigorifero e tirando fuori quello che abbiamo. Noi stamattina ci stiamo deliziando con Flavia Bruni che dopo la composizione di melanzane passa ai peperoni. Eh sì, Flavia, oggi sono proprio di verdure. Allora, andiamo a svuotare e facciamo un peperone ripieno. Alla nostra maniera. Sì, beh, decisamente. Molto dietetico. Allora, togliamo ovviamente. Allora, andiamo proprio a svuotare il picciolo. Cerchiamo anche di vedere, insomma, se dentro è abbastanza pulito, se no leviamo quel poco che è semini. Rimasto. Esatto. Anche qui, naturalmente, cerchiamo di trovare omogenei di misura, però che ci importa, Flavia? Quello che c'è, c'è. Sì, basta poco. E poi, praticamente, vado a inserire un pezzettino di spugna all'interno del mio peperone, l'unica accortezza per evitare che ammuffisca in maniera eccessivamente rapida. Prendo proprio della carta da cucina, di questa argentata. Ah, è giusto perché quello rimane bagnato alla spugna, potrebbe farlo marcire, giusto? Non ci avevo pensato. E vado chiaramente a isolare la parte bassa del mio dadino di spugna. Perfetto. Una cosa veramente molto molto veloce e molto semplice. E poi faccio una pressione fin tanto che deve proprio entrare. Vado a inserire completamente. E qui con che ci deliziamo? Ovviamente la superficie da ricolmare è poca. Sì, velocissimo, basta veramente un unico fiore. Magari spingiamo ancora meglio dentro la spugna. Un unico fiore tagliato abbastanza corto, a tappo proprio, e poi dei piccoli fiorellini che vanno a fare da cornice, quindi che vanno a, diciamo, chiudere ancora la spugna che si vede, si intravede. Io ho preso dei fiorellini di limonium. Esatto, questo è un altro materiale che è veramente molto molto longevo, quindi si secca e quasi, cioè, non ve ne accorgete. Ma c'hanno pure un profumo, è la rosa che profuma così? Che allora, la rosa profuma di rosa, il limonium ha un profumo che può piacere o perché no, sento, diciamo, un profumo particolare. Sì, comunque questo pure. Stavo pensando, Flavia, periodo di comunioni, divertiamoci anche così, perché quanti di noi fanno un buffet a casa che sennò queste comunioni si trasformano poi in matrimoni, diciamocelo chiaro. Sì, immaginate anche di poter ornare una tavola così. Allora, questo in particolar modo, se uno vuole coinvolgere i propri bambini che magari si sentono ancora più dentro la loro cerimonia, è carino perché si può fare tranquillamente insieme. È veramente guardate, molto ci stiamo, e questo lo stiamo facendo in tempo reale, non abbiamo bisogno neanche di correre, neanche di lavorare in due come abbiamo fatto prima. È veramente prima, una cosa molto, molto, molto veloce. E poi, soprattutto, perché spesso per i bambini, proprio per evitare di cadere in composizioni da matrimonio, è vero. Sdrammatizzarle, quindi usare la verdura, usare comunque dei fiori di campo, una cosa anche fresca, perché insomma la comunione si fa intorno soprattutto ai se 9 si anni, ritorna diciamo, poi brava bambini, alla semplicità, alla naturalezza, anche perché riappropriamoci anche di significato.
significato autentico di queste celebrazioni. Esatto. Questo è un modo davvero per far festa, e diciamolo anche Flavia, che noi siamo sempre molto attenti, costi contenutissimi. Allora, insomma, guardate. Sì, sì, ma poi ne bastano, magari se ne mettono 3-4 a tavola, fa subito colore, giusto per dare un po' un segno d'accoglienza, no, agli ospiti. È sempre carino mettere un fiore, perché è comunque un simbolo, no, di anche di proprio di augurio, esatto, di bellezza, di augurio, di accoglienza per chi invitiamo. E così veramente abbiamo anche insomma, e un numero ridottissimo di materiali da utilizzare. Non ci vuole niente per farlo, non ci vuole davvero niente. Questi sono davvero molto resistenti, perché sembrano quasi, hanno anche quasi l'aspetto di un fiore, sembra quasi finto, tanto è delicato, sì, sì, tanto questi... ed è perfetta poi la corona. Restano intatti a distanza di tantissimi giorni. Chi l'avrebbe mai detto, i peperoni ripieni alla maniera di Flavia Bruni? Questa è davvero una poesia. Noi continuiamo, ma intanto ce ne vogliamo andare un momento all'Expo. Andiamo, andiamo. Perché io sto intravedendo il mio Vito, sempre in compagnia di belle signore, mi raccomando te. Andiamoci, Fabio. Io vi controllo qui, che vi pensate? Non mi preoccupate. Sì, iniziamo. Vito, comunque ci stanno veramente portando la settimana scorsa il nostro Fabio Bolzetta, e questa settimana Vito alla scoperta delle meraviglie e dell'umanità dell'Expo, che è una cosa veramente importante. Noi intanto, scusate, in questi minuti ci siamo fatti ben 4 peperoni imbottiti, farciti alla nostra maniera. Flavia, come ringraziarti per questo grazie spettacolo, voi, che ricordiamo piacere. al volo, vogliamo ripetere come l'abbiamo fatto, abbiamo, perché naturalmente c'è chi si è messo in il contatto peperone solo. Come si fa in cucina, abbiamo riempito il peperone con un dadino di spugna, sempre bagnata ovviamente, ma abbiamo rivestito dalla carta, esatto, stagnola. La spugna l'abbiamo rivestita precedentemente in un pezzettino di carta stagnola, in cellofan, anche lì qualcosa che isoli chiaramente l'umidità della spugna, un fiore, perché ne basta veramente uno come fiore principale, e dei fiorellini più piccoli come riempimento dei bordi, può essere anche del fogliame, insomma quello che anche lì trovate che sia piccolino, e il gioco è fatto. Poi se ne fa 1, 2, 3, 4 e si può comporre anche un centrotavola. Allora Flavia, intanto noi ti chiediamo, ti estorciamo delle curiosità per la prossima settimana. Non si può sapere, una cosa, sono stata sommersa, tra l'altro indirizzate a me, di lettere di persone che dicono anche aiutaci a non buttare i fiori secchi, non ci avevo mai pensato. Certo, possiamo anche, si potrebbe pensare a una cosa volentieri, del genere. Io me l'abbraccio questa donna, perché regala bellezza, la bellezza del genio, delle cose semplici come piace a te. Allora, per ringraziarti, sai cosa faccio? Ti porto nel giardino più bello del mondo delle peonie. Tu lo conosci, Vito? Sì, 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 sì. Guardate qua le peonie. Grazie Flavia Bruni. Grazie a voi. Grazie della bellezza che ci porti ogni volta. Vito Orchiano.